Salve, buonasera a tutti, grazie per essere venuti così in massa. Come faccio a sapere se siete in massa? Lo so perché siete arrivati 10.000 e quindi poi c'è la Bettina stasera, dovete essere in massa per forza. Va bene, allora stasera parleremo di un delitto che abbiamo già trattato in precedenza con Valerio Schivo, però ahimè purtroppo io ho dovuto sapere di aver cancellato il video, quindi non lo troverete più, rifaremo la puntata. Naturalmente questo è un canale dove le norme riguardo il rispetto del fumo eccetera eccetera vanno assolutamente fuori da ogni vincolo, perché la Bettina si è accesa subito la sigaretta, lo facevo anch'io quando fumavo, poi ho smesso. Me lo ricordo quando fumavi, me lo ricordo. Io in qualsiasi trasmissione dicevo, ma posso fumare? Se no 2 ore senza fumare non vengo. Dunque va bene, era così per fare una battuta. Tu sai che qua sei di famiglia, puoi fare quello che ti pare. Grazie. E prego. Allora, naturalmente con noi c'è la Franca, stasera parleremo dell'omicidio di Luigi Orlandini, questa povera figliuola uccisa il 5 giugno del 47. Ho visto però anche sotto commenti di alcuni post, ora chiuderò la finestra, non vi preoccupate, non siete resi più il treno, in alcuni post che tu hai messo sotto c'è un sacco di gente che racconta la storia in modo assolutamente fuori dall'umano, e te gentilmente scrivi, beh, non è proprio andata così, io avrei risposto in maniera diversa, ma insomma, però tu riesci a essere più calmo. Bene, io direi di far fare un recap riassunto alla Franca. La Franca ci racconta brevemente, Franca, quello che è successo, poi passiamo alla Bettina, che ha anche scritto un libro che si chiama Il delitto del Corpus Domini, giusto? Si chiama Corpus Domini, il caso Orlandini. Ok, beh, quindi l'ho anche letto e non mi ricordo neanche il titolo. Proprio professionista numero uno. Grazie. Prego, Franca. Allora, buonasera innanzitutto. Elvira Orlandini ha 22 anni e vive a Togliano, in provincia di Pisa. Come diceva Angelo, è il 5 giugno 1947 e lei è considerata la più bella del paese, ed in effetti la foto che vediamo esposta, credo che sia l'unica foto che esista di questa ragazza, è effettivamente una ragazza molto bella. Lei è di origine contadine, come la maggior parte degli italiani all'epoca, ma in più lavorava anche per una famiglia svizzera, i Solt. Quel giorno ci sarebbe stata la processione del Corpus Domini, per questo poi l'omicidio verrà ribattezzato l'omicidio del Corpus Domini. La ragazza era fidanzata con Ugo Ancillotti e stava per fra poco tempo sarebbe andata a nozze. Lei la mattina la passa insieme al fidanzato, vanno a messa e al ritorno intorno all'1:30 va a casa sua e poi va a prendere l'acqua. Lungo il percorso incontra una sua amica Iva, alla quale chiede di essere accompagnata, ma Iva non ne ha voglia, quindi Elvira si allontana da sola verso la fonte. Da questo momento non si avranno più notizie della ragazza. Naturalmente la famiglia, non vedendola tornare, andrà a cercarla. Il suo corpo verrà trovato vicino alla fonte, ma trascinato lungo il sentiero detto Botro della Lupa. Ha praticamente la gola squarciata quasi da orecchio a orecchio e poi dopo la morte è stata coltellata più volte alla testa. Mancano le mutandine, il suo intimo, da questo momento nasce il giallo relativo a Elvira Orlandini. Fra i sospettati ci sarà ovviamente, quasi automatico in questi casi, il fidanzato, che però in quel momento si trova alla processione del Corpus Domini, che doveva iniziare alle ore 17. Viene informato che la ragazza è morta e si precipita sul luogo dove si trova il cadavere. E questo farà molto sospettare gli inquirenti, perché lui non sapeva dove era accaduto l'omicidio e invece va direttamente alla fonte.
quest'uomo verrà, poi ne parleremo, verrà rinviato a giudizio per essere l'omicida di Elvira, però sarà alla fine assolto a furor di popolo perché tutta Togliano lo considererà innocente, soprattutto perché conoscendolo, insomma, era una bravissima persona. Verrà assolto nonostante la richiesta del PM a 12 anni di reclusione, a 18 anni di reclusione, verrà assolto. Però Elvira Orlandini rimarrà un caso irrisolto. Ancora oggi non sappiamo chi è stato a uccidere questa giovane ragazza. Allora, intanto Bettina, volevo chiederti se sto detto tutto correttamente. Sì, allora, una cosa che volevo dire a Franca è che, come dicevi prima te, Angelo, le notizie che si hanno su questo caso sono spesso inesatte. Allora, qua, su qualcosa effettivamente ci si può anche passare sopra. Poi ci sono de delle cose che invece cambierebbero proprio la dinamica degli eventi. E questo perché fondamentalmente è stato quasi esclusivamente un racconto, diciamo, tramandato oralmente, quindi poi alla fine ognuno ci ha messo del suo e poi dividere il falso dal vero, la notizia inventata o cambiata, diciamo da quello che è il vero racconto di questa storia non è sempre semplice. Però su una cosa volevo mettere un attimo dei puntini sulle i. Elvira Orlandini è, no, diciamo così, con Villa Salt ha poco a che fare. O meglio, loro sono, la famiglia Orlandini sono dei coloni, tra tante famiglie di coloni, che vivevano nei poderi appartenenti alla tenuta di questa Villa Salt. Quindi c'era il corpo principale della villa e poi disseminati nel territorio diversi poderi, casali, eccetera, che praticamente questi coloni che ci abitavano avevano un contratto da mezzadri con la famiglia ricca e abitavano, appunto, colonizzavano questi poteri. Ora, Elvira non ha mai lavorato come diciamo serva o come inserviente dai Salt, perché lei era stata chiamata, ma si parla proprio dell'ordine di tipo 4 volte, quindi pochissimo nell'arco della sua, seppur breve, vita, a dare una mano quando c'erano dentro questa villa c'erano tantissimi ospiti perché organizzavano delle battute di caccia, quindi diciamo tra ricchi si invitavano, facevano questi ricevimenti. Allora, quando erano a corto di personale, perché i Salt avevano i loro dipendenti che vivevano nella dépendance della villa, addirittura qualcuno anche proprio dentro la villa. Quindi chiamavano non solo Elvira, ma diciamo usufruivano dell'aiuto delle figlie e anche dei figli a volte di queste famiglie, di queste colonie che abitavano nei loro poderi. Qualche volta c'era stata anche Elvira, come altre volte c'erano state le sue sorelle anche. Ma perché qui c'è da mettere dei puntini sulle i? Perché questa cosa che viene raccontata, perché molto spesso si sente parlare di Elvira che lavorava a servizio dei Salt, che non è vero. Questo perché, per fare in modo, cioè è funzionale questa bugia, per fare in modo di mettere Elvira all'interno della villa e a stretto contatto con questa famiglia Salt. Perché, come voi sapete, il figlio dei Salt, nell'immaginario collettivo, il famoso signorotto, che poi ha un nome e cognome, si chiamava Enrico Salt, era il figlio appunto dei Salt, è stato visto come il potenziale assassino di questa ragazza, quale innamorato e però appartenente a un altro ceto sociale, eccetera, eccetera, un po' come in una favola. Quindi questa bugia, diciamo, è funzionale a inserire Elvira all'interno della villa a stretto contatto con questa famiglia, cosa che invece non è vera, questa cosa non c'era.
Ci siete ancora? Sì. Non vi vedevo più, vedevo solo il mio faccio. Ci siamo, non ti preoccupare. Ecco, quindi questa cosa è fondamentale perché fa capire come le cose sono state cambiate anche proprio nel racconto di questa vicenda per farle tornare un po' come il popolo voleva. Però non è così, e questa è una cosa importante. Poi per il resto ovviamente è un fatto difficile da spiegare, no? Farne un bignami, quindi poi il resto del racconto è effettivamente come andarono le cose. Senti Mettina, ora sì, ora non mi senti, anche se non mi vedi. Volevo, mi è venuto in mente adesso, e visto che questo lo permetto perché sono tutti miei amici, naturalmente sono anche i tuoi, io so che fra pochi giorni, non so se questo mese o sbaglio, il prossimo, c'è un incontro dove tu sarai anche moderatrice. Ah sì, dal 21, Se sì, vuoi dal ricordare 20. le date, visto che sono tutti i miei amici, quindi per questo mi Grazie, permetto di dirlo. grazie. E se vuoi dirlo quando, dove, come, perché. Allora, è una cosa molto particolare perché si tratta di un'attività, una macelleria che c'è a San Miniato, proprio nel centro storico di San Miniato. È una macelleria che è più una boutique della carne, insomma, piuttosto. E il proprietario si chiama Falaschi Andrea e è uno che ci ha portato tante cose. Apparentemente poco inerenti alla macelleria, e quindi è questo che lo rende anche un locale particolare, tipo concerti, presentazioni di libri, addirittura dei concerti di musica lirica, jazz, quindi insomma tante tante cose. E ha deciso di fare questi tre incontri dedicati proprio al true crime, a tre case di nera italiana, diciamo chiedendomi aiuto per trovare delle persone che fossero competenti proprio per quanto Chissà riguarda questo. chi hai chiamato. Io ho chiamato Davide Cannella per la prima sera, che è appunto il giovedì ora, il 21 Domanda, di cosa fa? marzo. Ti ha detto subito di sì? Ah, perché a me non mi dice subito di sì? Allora questo, tanto sta registrando. Dice no, poi vedo, poi viene, per l'amor di Dio. Ottima persona, però vedi, chissà la donna, quindi ti ha detto subito A di me sì. mi ha detto subito Sì. di Va sì. bene, va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene, Verrà Davide. appunto a presentare il suo libro su appunto la strage di Erba vista da chi ha lavorato al caso, e quindi sarà un incontro interessante perché appunto è uno bene o male proprio dentro la vicenda. Poi il 28 ci sarò io appunto con il caso del Corpus Domini. E l'ultima sera è una serata dedicata al mostro di Firenze con due visioni totalmente diverse, perché ci sarà Valerio Scrivo, il dottor Valerio Scrivo, che lui c'ha, appunto, è un unicista, si dice, no? In gergo mostrologico, cioè uno che segue la pista del serial killer unico, e poi spiegherà insomma tutte le motivazioni. E poi Giampaolo Zanetti. Allora, Valerio con il suo libro appunto Occhio Ragazzi, e Giampaolo Zanetti con La madre di tutte le indagini, che è appunto questo libro che ha scritto perché ha avuto accesso agli atti per quanto riguarda il processo del 68, che è passato in giudicato, quindi diciamo che per la legge risulta chiuso e quindi gli atti erano accessibili. Lui è un sardista, se lo dico per i non mostrologi, cioè uno che comunque segue la pista sarda. E quindi ci saranno queste due visioni diverse sul caso. Insomma, spero sia un dibattito interessante. Ecco, queste sono Sicuramente. le tre sere, sono tre giovedì consecutivi, quindi 21, 28 e 4 di aprile. È particolare l'accostamento tra true crime e macelleria, E no? Nel senso, macelleria. sì, no, perché molto, tra l'altro io sono diventato anche vegetariano, quindi sarebbe il luogo adatto, però vabbè, che c'è, per l'amor di Dio, ognuno fa quel che Lui ha questa crede. bellissima collezione di coltelli antichi da Norcino, quindi sullo sfondo ci saranno tutta questa Allora coltelleria. bisogna chiamare Sebastiano Visentin, lui è, come dire, amante dei coltelli, non so se te lo sai chi è. Sì, lo so, ti dico la verità, è un caso che ho seguito
poco. Il marito di Liliana, sì, è appassionato di coltelli, lui ci ha lavorato con i coltelli, appassionato di coltelli, quindi sarebbe nel suo mondo, ecco. Non voleva poi essere una battuta. Una cosa che tra l'altro ho scoperto, no, non da molto, da c'entra poco con quello di cui parliamo oggi, però ho scoperto che Scarperia è il paese delle lame, quindi di tutte le sono... Sì, ci sa da anni, Ma io non lo sapevo, cioè l'ho scoperto, diciamo, negli ultimi anni, facendo delle ricerche mie. Per forza, te e tuo fidanzato siete più lì che più là che a Palaia. No, a Palaia, dove stai? Te a Pisa, non tu sai. Siete più nel Mugello a cercare, lo conoscete tutti i sassolini che ci sono. Le lampi, sì, io nel senso che andate a fare ricerche sul mostro di Firenze, non fraintendete voi che siete dall'altra parte, perché come l'ho detto io sembrava altro. Ma vedi, però sul mostro di Firenze mi espongo molto poco, perché sono confusa, sono proprio confusa, e quindi chissà, insomma, vabbè. Ma tu devi fare come me, ma veramente non lo dico per donna Ursula. Allora, io so che faccio, non ascolto, bellissimo accendino, non ascolto nessuno, cioè le trasmissioni le ascolto, ma non perché non vado, perché poi tanto so che comincerebbero a instillarmi dei dubbi, allora cerco, io ho la mia idea, mi sono fatta un'idea su determinate cose, magari sbagliato. Tra l'altro voglio, se permetti, poi ti lascio parlare, permetti di salutare la Vecchione che è riuscita ad andare da Fedez. Hanno fatto 250.000 visualizzazioni in un giorno. È fantastico. Bene, complimenti. Comunque, Valeria. Sono stati favolosi, veramente. Sì, complimenti a Valeria, è stata bravissima, come sempre non avevo dubbi, tra l'altro, però insomma poi mi faceva ridere, insomma, la vedevo con Fedez, lei che lo chiamava Federico, bellissimo. Sì. No, vabbè, si vede, insomma, se lo poteva permettere, insomma, non credo che sia proprio un ambiente amicale, insomma, all'interno, però mi ha raccontato che c'è un sacco di gente dietro che ci lavora, il podcast va benissimo, certo. Ma giustamente è anche bello, insomma, hanno un sacco di ospiti. Torniamo a noi. Allora, tutti noi sappiamo che, io lo so perché tu questo libro me lo hai donato, quindi lo posso dire perché me l'ho detto a tutti, e quindi io l'ho letto anche volentieri, scritto bene, ma soprattutto è un libro che non racconta dei tuoi pensieri, ma che racconta dei tuoi pensieri sì, ma basati su carte del tribunale. Quindi tu sei stato al tribunale, hai visto le carte, quindi te fregnacce, a differenza di altri, non le racconti. Su questa storia sto parlando io, no? Qui ti basi su quello che è stato scritto tanto hai fatto anche la precisazione che lei non lavorava per il SALT, ecco, io questo non lo sapevo e quindi per me ho imparato una cosa nuova. Allora, prima di tutto te lo devo chiedere, perché se no non saresti qua, perché hai voluto scrivere, a parte la vicinanza geografica, immagino sia anche per quello, per un caso che ti ha comunque colpito, per quale motivo hai voluto scrivere un libro e durare tanta conferenza? Allora, perché io so benissimo che a livello economico non sei diventata ricca, perché sennò sarei stato il primo a saperlo. Ma a parte questo, sappiamo benissimo che io non l'ho scritto, ma c'è Franca scrive libri, ti scrivi libri, sono tutti quei che conosco, la casa editrice, insomma, che lavora tanto, le cifre sono quelle, poche centinaia di euro, credo. Poi se ti è andata bene, sono felice per te. Quindi perché poi tipo un libro non ce l'ho qua, l'ho letto, quindi l'ho messo in biblioteca, ma un libro così corposo, così pieno, perché ti ha fatto venire la voglia di scrivere un libro, tra l'altro anche a un tomo, non è un libro, un tomo? Allora, le motivazioni sono tante, una fra tutte, è diciamo la prima, di cui ti parlo e ti parlo volentieri, è che questa è una storia, questo è un femminicidio in piena regola, e mi ha sempre fatto male saperlo raccontato male, ma non tanto, io non sono parente di Elvira Orlandini, non c'è niente di, come si può dire, di sangue, di affetto che mi lega a questa figura. Il fatto è un altro, che io mi sono chiesta, ma come verranno raccontati i femminicidi moderni poi? Cioè,
in che modo cercheranno di devittimizzare le vittime moderne fra 10 anni, 15 anni, 20 anni, 30 anni? Perché la stampa tutt'oggi gioca con questi fatti, con parole anche che non aiutano la verità dei fatti. E quindi ho pensato che l'unico modo, cioè accedendo effettivamente agli atti giudiziari, e quindi non andando solo a ricercare i giornali dell'epoca, per quanto ovviamente l'abbia dovuti cercare, fosse il modo migliore per rendere giustizia a questa storia. Poi, ovviamente, chi gli piace continuare a raccontarsi una cosa per un'altra, a ascoltare ad oggi, tra l'altro, tutte testimonianze di relato, perché sono tutti morti, quindi sono cose tipo: me l'ha raccontato il nonno, lo zio, il parente del nonno, il prozio, che lui c'era, che lui ha vissuto, e gli avevano detto. È tutta una cosa così. Quindi questa storia continuava comunque a infarcirsi di particolari, tra l'altro non veri, o quantomeno che non emergono, quantomeno che non sono stati comprovati poi da fatti reali. Per cui questa era la prima cosa, e secondo me ci voleva un pochino anche la sensibilità di una donna per arrivare a scavare a fondo in questa storia, proprio a livello, come si può dire, non è una sensibilità nel vero senso della parola, è un'attenzione, ecco, diversa a quello che purtroppo ad oggi è un problema che, nostro malgrado, insomma, si presenta spesso e volentieri. Quindi non solo poi nei fatti che finiscono in tragedia, ma per esempio anche nella violenza psicologica, in quei fenomeni che ci possono essere all'interno di dinamiche familiari, tra l'altro trasversali, perché non so se avete notato che non è i femminicidi piuttosto che i maltrattamenti delle donne, non sono relegati a una certa cerchia sociale o diciamo nell'ambito dove c'è meno istruzione. Ad oggi sono veramente trasversali, cioè veramente vanno a colpire tutte le fasce d'età, tutte le fasce di reddito, tutte le, come si può dire, anche le fasce culturali. Quindi è proprio un fenomeno trasversale. E quindi mandava appunto di raccontarlo bene per questa funzione. Poi anche perché i divulgatori, non so se l'avete notata questa cosa, i divulgatori più seguiti per quanto riguarda questa vicenda sono ad oggi purtroppo quelli che magari vanno sul cippo commemorativo, che ancora è sulla strada per Toiano, senza sapere niente di questa storia, veramente niente, con notizie prese da internet a casaccio, e vanno a fare queste, come si possono chiamare, cercano di avere questi contatti con Sì, Ghost Hunter, Ghost Hunter. i ghost hunter. Allora, io sono dell'idea, a differenza appunto di tanti che sono infastiditi da questi giovani o meno giovani che fanno questa cosa, a me sinceramente da atea facciano cosa gli pare, cioè sono assolutamente nel rispetto poi per la libertà, ognuno sceglie il suo modo anche per divulgare le storie. Ma il problema è un altro, il problema è che ci vanno disinformati e quindi raccontano questa storia, siccome sono più seguiti di tanti altri programmi, secondo me molto più dove c'è gente più preparata, dove insomma ci sono cose interessanti da ascoltare, sono molto seguiti, quindi mi farebbe piacere che questa storia venisse raccontata da chi è interessato, chi per un verso, chi per un altro, venisse raccontata quantomeno nella maniera giusta, cosa che invece no, non avviene. E come avrei visto anche nel post che avevi scritto, i racconti sotto, quello è tutta roba raccattata, uso questo termine un po' dispregiativo, ma lo uso di proposito, raccattata da questi racconti che vengono trovati online, fatti da
da queste persone. E avrò, spero, la possibilità, una piccola anticipazione, insomma, forse ci sarà una YouTuber molto seguita che si occuperà di questo fatto, usufruendo, diciamo, delle mie informazioni, quindi me lo Ah, auguro. Elisa. No. No, non è Elisa. Elisa non è irraggiungibile, non si può raggiungere più Perché Elisa. no? Perché non tu raggiungi? C'è le mail, non risponde magari. Non può rispondere, cioè io la Sì, capisco no, nel ma senso. sì, ma certo, ma è, ha Non 1 miliardo può. di follower, figurati se rispondesse a tutti. Già, a me mi scrivono in 50 al giorno e non sono nessuno, figurati. No, 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 proprio. non è possibile. Creepy. Vedremo, vedremo. Vedi che è creepy, non lo puoi. Brava creepy, bravissima. Mi piace un sacco. Speriamo, no, Ma trovarlo. Ok, non è creepy, ma c'ho due o tre agganci. vabbè, la mia era sempre Però creepy, non c'è. sarebbe, siccome è la mia preferita in assoluto, e giustamente però mi ha Due o tre detto, vedi. ce n'è, cioè di quelle brave e famose. Allora, No, non è bravo e quella che famoso dice. a volte non vanno sempre. C'ha capelli rossi? No. Ah, ok, quindi una la posso già togliere. Quindi Bugalalla, ciao. Ciao Buda. Sa che salutiamo, che a me piace tanto perché è bravo, secondo me. Sì. No, ma a me piacciono tutte, Creepy, la Certo. Bugalalla, Elisa, tutte l'ascolto, però la mia preferita in assoluto. Va bene, no, non fare il nome perché porterebbe anche male, nel senso, magari poi non ti. Sì, Magari poi infatti, magari non lo poi faccio, non se ne certo. fa di niente, quindi insomma. Quando poi sarai Tanto Angelo certo. ti manderò un messaggino No, appena so vabbè, qualcosa. ma io lo immagino, che nel senso non voglio esplorare gli altri nomi per non metterti in difficoltà, ma insomma, poi se me lo vorrai dire me lo dirai. Se non lo vuoi Certo. dire per scaramanzia, io rispetto assolutamente il pensiero, ci mancherebbe, figurati, dormo lo stesso, te lo assicuro. Però mi fa piacere che dal tuo lavoro almeno venga divulgato ad un pubblico più ampio. Questo è un fattore molto importante. Quindi, torniamo a noi. Allora, Quindi, Franca, se hai domande. Sì, prego, prego, continua. no, diceva appunto Sì, la prego, prego. motivazione fondamentale per me, cioè quello che mi ha mosso in questo senso è stato quello. E poi anche il fatto, comunque, è un po' una chiusura di un cerchio, è una storia che mi ha sempre molto presa, mi ha sempre incuriosita, fin da quando ero bambina, me lo raccontava. La mia nonna, poi la mia mamma, un pochino mio babbo, insomma, per cui poi alla fine ci sono cresciuta insieme a questo racconto. A un certo punto ho sentito l'esigenza di quale sarà la verità, e l'unico modo, appunto, era andare a chiedere l'accesso agli atti e poi scrivere. Ok, posso fare la domanda? Ne ho tante di domande. Parto con la prima. La cosa che più mi incuriosisce è che, appunto, come dicevi, ho visto un po' su YouTube, su Google, insomma, parlano di una, ragazza molto giovane. In realtà, 22 anni, nel 1947, non era un'età così giovane per prendere marito. Anzi, forse era più grandina delle altre, perché di solito a 22 anni, a quell'epoca, si aveva pure qualche figlio già. Questo mi ha colpito anche perché si dice, si è detto, e probabilmente è così, che il matrimonio era stato più volte rinviato. E anche questo non era tipico dell'epoca, secondo me. Anzi, le donne avevano piuttosto fretta, una volta fidanzate, avevano piuttosto fretta di arrivare al matrimonio. Quindi il fatto che fosse stato rinviato non solo per scaramanzia, ma proprio come un brutto segno. Da noi, io parlo dell'Abruzzo, gente di quell'epoca dicevano sempre che il matrimonio non si rinvia, si anticipa, sempre dal punto di vista della donna. Questo mi ha colpito, il fatto perché avevano prorogato la data del matrimonio. Allora, diciamo, quello che viene appunto raccontato, questo sia dagli Ancillotti che dagli Orlandini,
Allora, quelle erano famiglie estremamente povere, ok? Tutte e due. Non particolarmente numerose, perché spesso le famiglie erano ancora più numerose, però erano estremamente povere. Tra l'altro, gli Orlandini avevano il grosso problema di avere solo figlie femmine, e quindi diciamo che da quando sarà sposata la sorella, Silvana, era andato a abitare in casa con loro il marito di Silvana, proprio perché gli avrebbe aiutati, insomma, nel lavoro dei campi, perché il vecchio Orlandini aveva solo figlie femmine. Elvira invece sarebbe dovuta andare a abitare in casa degli Ancillotti. Allora, quello che ambedue le famiglie dicono è che non c'erano abbastanza soldi per farli sposare quando, diciamo, nella data che loro avrebbero voluto, insomma, come data delle nozze, ma che non era stata divulgata. Cioè, non è che avevano detto che, diciamo, amici e parenti sapevano che la data era quella e poi è stato rinviato. Loro ne avevano parlato con le famiglie. Le famiglie avevano detto: guardate, aspettiamo la mietitura del grano, perché da mezzadri, no? Si vende quello che c'è da vendere, si dà al padrone quello che c'è da dargli, e con quello che resta si può organizzare il matrimonio. E quindi viene, diciamo, posticipato a ottobre. Quindi, insomma, ecco, questo, diciamo, è quello che viene raccontato. C'è anche da dire che loro era stato comunque posticipato una sola volta al matrimonio, non 2 o 3 volte, solo una volta. Volevano sposarsi in tarda primavera e i parenti dicono: guardate, non c'è soldi, quindi bisogna farlo dopo la mietitura del grano. Questo, diciamo, è quello che viene spiegato. Forse anche perché comunque loro nell'inverno precedente, non mi ricordo se gennaio o febbraio, precedente a quel giorno del Corpus Domini, per capirsi, loro si erano lasciati. E si erano lasciati male, nel senso che si erano addirittura restituiti le cose che si erano regalati, no? E quando succedeva questa cosa, insomma, non era una rottura, non era una litigata, era proprio una rottura del fidanzamento. Però poi dopo si erano rappacificati, erano tornati insieme, a quel punto si sarebbero sposati, insomma, sarebbero convolati a nozze, era tutto pronto. Lei addirittura è stata sepolta, è stata inumata col vestito da sposa, perché era già pronto nell'armadio, aveva il suo corredo, a quel tempo usava. Allora, in Toscana a 22 anni, Franca, era l'età che si sposavano, poi dipendeva dalle famiglie, dipendeva da tante cose, però tendenzialmente non era tanto che si era sposata la figlia Silvana, e quindi le famiglie, per far sposare poi l'altra figlia, dovevano rimettere insieme un due soldini, perché sennò questo matrimonio non si poteva fare. Quindi cercavano, insomma, di non far passare così poco tempo da un matrimonio all'altro, perché, insomma, fondamentalmente era un bel dispendio di soldi, e non potevano permetterselo. Quindi fondamentalmente 22 anni da noi era l'età giusta, ecco. Poi, se mi dici, si parla di una ragazza giovanissima, giovanissima, no, nel senso, ad oggi sì, potrebbe tranquillamente essere una mia figlia o una ragazza di 22 anni. All'epoca non si può parlare di giovanissima, a 22 anni erano donne belle fatte. Sì. Vado avanti io. Prima parlavamo dei coltelli. Un'altra cosa che mi ha colpito è appunto l'arma del delitto con cui è stata uccisa Elvira. Immagino che fosse un coltello molto affilato, visto che con un colpo solo praticamente gli quasi recide la testa. Chi poteva essere in possesso di un'arma così micidiale? Chi la usava di solito? Allora, quel tipo di coltello, che non sappiamo bene qual è, ovviamente l'autopsia indica un certo tipo di coltello.
È un coltello che fondamentalmente nelle famiglie di contadini, che comunque a novembre in tutte quelle famiglie lì si ammazzava il maiale, e era un coltello che c'era, quindi non era una cosa che dovevi essere un orcino o un macellaio per averlo, insomma era facile trovarlo nelle famiglie. Cosa fa la differenza? La differenza è che chi l'ha usato lo sapeva usare bene, quello senz'altro. Perché, allora, il taglio alla gola di Elvira Orlandini, quando te senti parlare da orecchio a orecchio, quello in realtà, e quello c'è anche nell'autopsia, indica la direzione del taglio, ok? Non l'ampiezza, perché in realtà non era un taglio enorme. Ora, era un bel taglio, però non ve la immaginate decapitata. Ora io non voglio entrare in particolare, è proprio un taglio alla gola di queste dimensioni. Il problema è che chi l'ha usato, e l'ha usato da dietro, perché è stata colpita da dietro, alle spalle, l'ha usato con una precisione incredibile, perché lei è morta con un solo taglio, appunto alla gola, in pochi secondi, ed è morta per quello. Poi ha preso anche 3 coltellate alla testa, ma l'ha prese dopo, e addirittura l'ultima non era più vascolarizzata, quindi lei era già morta quando ha preso l'ultima coltellata. Quindi la dinamica sarebbe stata presa alle spalle, sgozzata, perché è proprio stato uno sgozzamento, cade in avanti, e mentre è sdraiata in avanti prende immediatamente queste 3 coltellate veloci alla testa. Quindi più che un coltello particolare, era, diciamo, una persona che l'assassino sapeva usarlo, quel coltello, sicuramente. E poi lei muore perché soffoca nel suo stesso sangue, credo. Lei muore per sommersione interna, dice il medico del Carpio. Lei muore, sì, per soffocamento interno, cioè per, viene recisa la carotide e lascia poco spazio alle interpretazioni, ecco. Una domanda volevo farti, Bettina. Noi sappiamo che lei è morta quando è andata a prendere l'acqua, giusto? Mi è arrivata. Sì. Ma se qualcuno l'avesse aggredita, sicuramente è successo questo, no? Se qualcuno l'avesse aggredita là, secondo te è possibile l'abbia colta di sorpresa, piuttosto che ci abbia fatto una chiacchiera prima, come diciamo noi, no? E poi magari, perché secondo me in quel momento lei avrebbe anche avuto modo di urlare, se si fosse accorta. Ha avuto modo di urlare, secondo te? Allora, te considera, Angelo, che quando il padre la trovò, diciamo che gli altri parenti, la mamma e le sorelle, si trovavano sul ciglio della strada. Quindi il padre scese nel vuoto di questi 30 metri, ma loro rimasero sopra. E praticamente si trovavano a più o meno 1,5 metri da dove c'era stata l'aggressione. Quindi, e loro iniziano immediatamente a urlare, queste donne, perché il padre lo dice da questi 30 metri sotto, dice che ha trovato questa figliola. Quindi loro si mettono a urlare e immediatamente arrivano da tutti i poderi. Perché si sentiva benissimo, perché non sei, cioè è vero che si chiama Bosco delle Purghe, Botro della Lupa, però è tutto contornato da poderi, non è che sei nella valle di nessuno. C'erano tutti questi poderi, era caldo, quindi tutti avevano le finestre aperte, c'era silenzio perché quella è l'ora che i contadini si vanno un pochino a riposare, perché si alzano presto la mattina, poi dopo ci sarebbe stata la festa, la processione del Corpus Domini, quindi si preparavano per andare alla processione. L'avrebbero, se lei avesse avuto modo di urlare, l'avrebbero sentita, cioè almeno non dico salvata, perché la cosa è stata fulminea, però avrebbero sentito urlare. Non ci sono segni di colluttazione nei vestiti, sul corpo, quindi lei probabilmente viveva una situazione di tranquillità, quantomeno, ecco, al momento appunto dell'aggressione. Credo che lo conoscesse, credo semplicemente che conoscesse
l'assassino, che non fosse inquietata da questa presenza e tantomeno spaventata, ecco. Bene, allora io ti devo fare la domanda d'uopo, che è la domanda clou di questa missione. Puoi anche, come dire, avvalerti della facoltà di non rispondere, ma generalmente non è mai segno buono quando uno lo fa, quindi ti consiglio di rispondere. Sì, secondo te chi è stato a ucciderlo? Si può dire, senza che fai il nome, senza che fai il nome, perché io conosco, come dire, il tuo pensiero. Almeno fino all'altra volta era in un modo, ora non so se poi è cambiato. No, allora io sono sempre stata schietta riguardo a questo caso. Credo che l'unica cosa che io potevo fare e l'unica cosa che mi compete, perché poi alla fine, insomma, è bene che ognuno faccia il proprio mestiere, il mio è lontano da fare, prendere delle parti sicure, tirare delle conclusioni. Questa storia ha fatto soffrire veramente tante persone, quindi, insomma, è ancora oggi, penso, una ferita aperta, nonostante siano passati così tanti anni. Io semplicemente volevo fare questa cosa, spero di esserci riuscita. Quello che volevo io era dare modo a chi si è interessato anche negli anni di questa storia, a chi l'ha sentita, a chi l'ha anche raccontata, di avere in mano tutta una serie di elementi inconfutabili, anche volendo per arrivare a delle conclusioni personali, che poi possono essere in un senso o in un altro. E spero infatti nella scrittura di non essere stata tendenziosa, ma di aver riportato i fatti così effettivamente come escono agli atti, quindi la vera storia. Io credo che la soluzione di Ugo Ancillotti con quella formula dubitativa abbia scontentato tutti fondamentalmente, anche Ancillotti, perché comunque se lui non è stato, si è trovato comunque a dover avere a che fare tutta la vita con questa sentenza, perché non è una formula piena. E quindi bene o male a continuare, no, a doversi giustificare. Ha fatto male dall'altra parte perché Elvira giustizia non l'ha avuta e secondo me a una figura come Ugo Ancillotti ha fatto male anche questa santificazione che gli è stata proprio cucita intorno dai paesani. E credo che tutti i personaggi di questa vicenda vadano riportati al pari, vadano riportati, diciamo, nella stessa importanza, positiva o negativa, per poi davvero avere una visione lucida, ecco, di quello che può essere successo, non che è successo, che può essere successo. Io sto continuando a studiarlo, questo caso, non ho finito qui, col libro ho finito qui, con lo studio non ho finito qui. Mi sono balzate, diciamo, agli occhi un altro paio di personaggi che secondo me, al pari di tutti gli altri, al pari assolutamente di tutti gli altri, compreso il fidanzato, sono personaggi che andrebbero studiati per arrivare a nulla, perché insomma si parla del 47, quindi, però insomma, ecco, sono persone che potrebbero essere figure interessanti sotto tanti punti di vista. Certo è che mi interessava anche far sapere quello che è stata causa di questi eventi, la vita del famoso signor Otto, perché vi racconteranno che sono scappati, che i Salt sono scappati, che questa famiglia dopo è sparita. No, signori, questa famiglia non è sparita. Non solo, questa famiglia è rimasta a vivere a Toiano, nonostante non fossero di lì. Erano talmente innamorati di quel posto che i signori Salt, io ho anche le fotografie, poi Angelo, se vuoi te le mando, i signori Salt sono stati seppelliti nel piccolo cimitero di Toiano, sono stati lì, ora mi sembra che siano stati esumati, ma negli ultimi anni, e sono stati addirittura seppelliti lì, nessuno è scappato, nessuno si è nascosto. La popolazione chiamava Enrico Salt il signor Otto, come se fosse innominabile, ma lui il nome e cognome ce l'aveva. La faccia ce l'aveva, ce l'hanno sempre messa loro. Quindi ecco, anche per esempio, un po' come appunto nella vicenda del mostro di Firenze, cioè le vittime collaterali non sono solo quelle
che sono morte, che hanno preso la coltellata o gli hanno sparato, o le vittime collaterali sono anche tutte quelle persone che a un certo punto qualcuno una mattina si è svegliato e in un bar di paese ha iniziato a raccontare una storia che non era vera. Non so se sono stata chiara. Sei stata chiarissima, anzi, meglio di così, Simone. Certo, hai giustamente girato la risposta, come faceva un noto filosofo che ha ucciso la moglie, che te lo ricordi, Franca, l'abbiamo visto l'altra volta, gli era fatta Sì. domanda, che secondo te chi è stato, e si è arrivata a parlare delle vittime. Va bene, la sua risposta dice tutto. Allora, io vorrei che tu mi parlasse un attimino di un particolare, perché non vorrei confondere i casi, ma credo sia questo di l'Orlandini, perché me lo sono ripassato, ma questa cosa non l'ho riletta. Ma è vero che a Ugo Ancillotti, diciamo, il protagonista della storia, è stato trovato il pantalone macchiato di sangue? Sì. Vuoi raccontare questo particolare, per favore? Allora, Ugo Ancillotti viene fermato per quello, alla fine quello che secondo il maresciallo Leonardi sarebbe dovuta risultare la prova Regina. In realtà queste macchie di sangue alla fine poi non riescono a provare niente. Perché? Prima di tutto perché erano poche. Erano delle macchioline che si trovavano praticamente all'interno proprio del risvolto dei pantaloni. Gli avevano fatto un po' da conca, no? La piega, il risvolto finale dei pantaloni. E soprattutto perché all'epoca appunto il DNA non se ne parlava nemmeno, e a parte, erano di questo gruppo sanguigno A positivo, che oltre ad essere estremamente diffuso diciamo, in Italia, nelle zone mediterranee, insomma, l'A positivo, anch'io sono A positivo, era sia il gruppo di Elvira Orlandini sia il gruppo di Ugo Ancillotti. Quindi poi alla fine, in fase processuale, ora però cos'è che fa drizzare le antenne a questi inquirenti? È l'atteggiamento di Ugo di fronte a queste macchie di sangue. Perché cosa succede? Quando gli trovano queste macchie, lui sostiene che quello non sia sangue. E gli dicono: vabbè, noi le sequestriamo questi pantaloni e vediamo un attimo se è sangue o non è sangue. Quindi fanno tutte le prove e risulta sangue, sangue umano, tra l'altro. Allora a quel punto lì inizia a dare delle spiegazioni, quindi improvvisamente questo sangue è sangue, e a dare spiegazioni, diciamo, su come poteva essersi macchiato pantalone. La prima spiegazione che dà dice: vabbè, io sono andato sul luogo del delitto dopo poco che era successa la tragedia a vedere il corpo della mia fidanzata, e quindi sicuramente mi sono strusciato su delle foglie insanguinate, eccetera, eccetera, e quindi mi sono macchiato pantaloni. Ovviamente, siccome intorno, insomma, non aveva proprio gli ultimi arrivati, gli fanno notare che il dottor Del Carpio, che fa addirittura un'analisi della forma di queste macchie, dice: no, perché queste non sono macchie da sfregamento, si sarebbero presentate diversamente. Queste sono macchie a forma di punto esclamativo, che sono macchie da sgocciolamento. Quindi queste non te le puoi essere procurate in quel modo. In più c'è gente che è arrivata prima di te, compreso il maresciallo Leonardi, che è il maresciallo dei carabinieri di Palaia, che arriva prima di Ugo Ancillotti sul luogo del delitto, e insieme a lui, cioè, diciamo, prima di lui, le sorelle, il babbo, il cognato, nessuno si macchierà di sangue. Perché? Perché quando lei viene ritrovata in quella giornata così calda, gli spruzzi di sangue risultavano già secchi, quindi nessuno si macchierà di sangue. E quindi diciamo che questa spiegazione gliela bocciano. Allora lui ne dà un'altra e parla di rapporti, un rapporto sessuale in cui Elvira avrebbe perso la verginità avuto in maniera rocambolesca, cioè sulla porta di casa con la porta aperta e i genitori seduti in cucina, che insomma a crederci un po' di fatica si fa effettivamente.
e che lei appunto perdendo la verginità gli avrebbe macchiato pantaloni e il dottore ritorna a dirgli guarda che è impossibile perché se proprio proprio ci fosse stato un sanguinamento i pantaloni si sarebbero macchiati in un altro posto e gli spiega appunto nel libro c'è tutto, spiega dove e come, cioè con quali caratteristiche. Quindi cosa pensano gli inquirenti? Pensano che lui dopo aver sgozzato Elvira e Elvira appunto caduta in avanti, per un attimo abbia tenuto il coltello lungo i fianchi, cioè semplicemente questo movimento lungo la gamba e che il coltello, a quel punto intriso di sangue perché aveva appena compiuto lo scempio, fa gocciolare queste piccole gocce di sangue, le fa sgocciolare e la piega dei pantaloni fa da tasca in pratica a questo sgocciolamento. E questa sarebbe, raccontata così, insomma, sarebbe una prova, diciamo, non indifferente, che però resta un indizio perché questo sangue non ci dice nulla, non ci racconta niente, non si sa di chi è questo sangue. Può essere di lei, ma può essere anche di lui. Può essere anche volendo di un'altra persona, e quindi questo non basta per convalidare, ecco, il carcere Condannarlo, per condannarlo. condannarlo. Esatto, sì. E questa, diciamo, è quella che è ritenuta la prova più l'indizio, perché poi alla fine, ecco, fosse stata una prova, probabilmente non sarebbero andate così le cose, però l'indizio è ritenuto più importante. Questa, diciamo, è la storia delle macchie dei pantaloni, sui pantaloni. Sì, no, no, ma io sono estremamente convinto che per mandare in galera una persona ci vogliono le prove. Ora è una macchia di sangue, però io stavo pensando, mentre tu lo raccontavi, stavo pensando a questo coltello che butta giù delle macchioline, quando in realtà, siccome la ragazza è stata, ora brutto dirlo, ma insomma è stata incisa la gola, il coltello non è che non avesse due macchioline così messe in croce. Il coltello avrebbe realizzato le macchie, lo so, il pantalone è stato lavato, so che mi vuoi dire questo, ed è rimasta quella macchiolina, va bene? Quindi appunto perciò. No, allora, io sono convinta di una cosa, che quelle macchie poche erano e poche sono rimaste, nel senso che non sono state lavate e asportate. Cioè, quelle pochine che c'erano sono delle macchie che erano state trattate con acqua. E questo lo dice appunto il referto sui pantaloni. Cioè, sicuramente qualcuno ha provato a smacchiarle. Ok, però questo voi, alla fine, insomma, sono cioè, pantaloni nuovi macchiati e ci sta che le dia la mamma e dica: ah, ma me le sono macchiate, Certo, sono nuovi, dagli una sistemata. Cioè, questo vorrebbe dire poco. La cosa, io ripeto, io mi rifaccio agli atti, quindi non a discorsi così. Il dottor Del Carpio, che è poi quello, tra l'altro è un luminare, e c'è stata questa fortuna che in quegli anni si trovasse a Pisa, è veramente un luminare della medicina legale. E lui è quello che fece l'autopsia su Peppino Impastato. ah, ok. E allora, questo medico spiega in fase di processo, perché questa domanda gli viene fatta giustamente, gli dicono: ma com'è possibile che si sia macchiato così poco? Allora, prima di tutto, non è detto che tutte le, se questo coltello ha fatto 10 gocce, che tutte le gocce siano andate a rifinire negli svolti dei pantaloni. E Certo. se sono andate in terra. No, no, non c'erano i mezzi di oggi, insomma, per andare a vedere determinate cose. Quindi poi si sta parlando di un bosco, non di un pavimento, che un po' cambia. E poi c'è anche un'altra cosa che dice questo medico. Dice, non vi pensiate che si sia per forza intriso di sangue? Cioè, non vi immaginate. Perché cosa succede? Ora, a me piace anche poco, ci vorrebbe Valerio, che lo spiegherebbe sicuramente meglio, o addirittura un medico legale. Lei viene colpita alle spalle, viene sgozzata così, un po' come se si fosse tagliata la gola da sola, per capirsi. Quindi viene proprio quasi abbracciata da dietro e sgozzata.
il sangue va in avanti. Quindi bastava che uno si fosse tirato sulla camicia. Al massimo si macchia la mano. Non gli sarebbe spruzzato addosso quel sangue. Quindi quello che voglio dire, non che è stato Ancillotti per forza, dico solo che non andiamo a cercare, non doveva essere cercata per forza una camicia imbrattata di sangue in casa dell'assassino, perché non, assolutamente non è detto. Cioè, questa cosa che stai dicendo tu lo ha detto in fase dibattimentale il medico legale, giusto? Sì, perché gli viene domandato. Cioè, giustamente la difesa di Ancillotti dice: ma com'è possibile che si sia fatto solo quelle macchioline? Ma la camicia non si sarebbe tutto. Il dottore dice: no, no, perché tra l'altro, particolare macabro, ma tanto va detto per capire bene la dinamica. Quando viene recisa la carotide, gli spruzzi del sangue sono esattamente il battito cardiaco. Quindi proprio viene pompato fuori, schizza, tant'è vero che gli schizzi di sangue nella direzione in cui era caduta Elvira vengono trovati, insomma, non a 10 metri come racconta qualcuno, ma insomma abbastanza lontani, perché gli spruzzi sono forti, ma sono solo in quella direzione. Il taglio è un taglio così, non vi immaginate che fosse decapitata. Il taglio è un taglio di una precisione incredibile, è un taglio di 10 centimetri, quindi ha spruzzato solo in avanti. Se lui è rimasto dietro, e che motivo aveva ad andare davanti a prendersi gli schizzi di sangue? Nessuno. Se l'assassino è rimasto dietro, l'assassino non è detto assolutamente se si è macchiato. Se è macchiato forse la mano, anche se la mano, a essere precisi, passa prima dello spruzzo di sangue, ma se si è macchiato la mano, lui ha comunque utilizzato l'asciugamano, tant'è vero che l'asciugamano non è mai stato ritrovato. È vero, sì. Aveva un asciugamano. Cosa c'aveva di meglio, no? Aveva a portata di mano la cosa migliore per pulirsi, per di più poi scendendo nel botro in fondo c'è la chiescina, che lì in quel punto è un rigagnolo d'acqua, ma fatto sta che comunque c'è questo rigagnolo, che non è la fonte, che anche della fonte ve la raccontano da tutte le parti, la fonte è una ed era da dove è stato trovato, diciamo da dove c'è stata l'aggressione di Elvira Orlandini, almeno 150 metri più avanti. Il movente quale può essere? Il movente? Il movente, allora, ovviamente questo delitto, per come è stato ritrovato il corpo, la mancanza dell'intimo, fa pensare a un movente passionale. Però è anche vero un'altra cosa, la letteratura criminologica, specialmente qui da noi, all'epoca anche negli Stati Uniti, però qui poi eravamo lontani da avere una letteratura tale, no? Da poter esaminare una scena del crimine come viene fatto oggi. Ad oggi probabilmente un criminologo, un profiler potrebbe anche leggerci una sorta di staging in come viene ritrovato il corpo di Elvira Orlandini. Perché, per esempio, anche questa cosa, allora, se mi chiedi come la penso io credo che lei sia scesa nel boschetto con l'assassino, ci sia andata nel boschetto con l'assassino. Però partiamo dai dati di fatto. Allora, il dato di fatto è che non c'è traccia di sperma. Nella cavità vaginale non c'è traccia di sperma, perché l'esame spermografico viene fatto, anche abbastanza accurato. Giustamente anche lì questo medico, che è un medico che sa il fatto suo, cosa dice? Dice questo: cioè io non posso dire che non c'è stato un rapporto, non lo posso vedere, perché comunque Elvira non era più vergine, ma non è diciamo che le incisure sull'imene non sono incisure nuove, sono incisure vecchie di almeno 3 mesi. Quindi, senz'altro lei aveva avuto rapporti sessuali, ma non era assolutissimamente detto che l'avesse avuta in quell'occasione.
perché non c'erano tracce di sperma. Quindi lui dice: o c'è stato un coito interrotto, considerate che lo sperma non viene trovato nemmeno sui vestiti, comunque, lui non lo può escludere, ok? Oppure condomatus, cioè protetto. Io, la seconda ipotesi, lui ha fatto bene a scriverla, perché io la scarterei a Toiano delle Botri nel 47, sono sincera. Però, giustamente, lui dice, io lo devo scrivere perché la possibilità ci potrebbe essere. Quindi non è nemmeno detto che lei lì, in quell'occasione, abbia avuto un rapporto sessuale. Per esempio, potrebbe averlo rifiutato. E potrebbe averlo rifiutato sia a uno sconosciuto, anzi no, uno sconosciuto no, perché secondo me avrebbe gridato, perché si sarebbe trattato di un tentativo di violenza sessuale, ma potrebbe averlo rifiutato anche al fidanzato, perché perché di giorno, in un giorno di festa, con la gente che di lì a poco sarebbe passata per andare in processione, avrebbe potuto dire di no. Ma questo io non lo vedo il movente, intendiamoci, cioè il rifiuto di una volta non può aver mosso la mano di Ugo Ancillotti, ecco, questo come si dice, per dare a Cesare quello che è di Cesare, perché Ugo Ancillotti, se non era quel giorno lì, era due giorni dopo, insomma, parliamoci chiari, non avevano già avuto rapporti in più di un'occasione, quindi non può rappresentare un movente quella cosa nello specifico. Certo è che chi l'ha lasciata trascinandola per le caviglie, quindi facendo arricciare la gonna, togliendogli l'indumento intimo, vi dirò un altro particolare, perché io penso, attenzione a cosa si dice, di cosa può essere successo in quel boschetto, perché nel trascinamento Elvira Orlandini, già morta, ovviamente essendo un corpo pesante a quel punto lì, viene trascinata, tant'è vero che non solo gli inquirenti vedono proprio la scia, come parlano proprio come di un sacco pieno, no? La scia del trascinamento, ma lei sotto i capelli è tutta piena di foglie, terriccio, strame. Se lei fosse già stata senza le mutande, questo terriccio l'avrebbero trovato anche nelle parti intime, per forza, perché con tutta la gonna arricciata e la mancanza dell'intimo, che poi l'intimo a quel tempo non era mica il perizoma, erano culotte, erano quasi pantaloncini. Quindi lei, se fosse stata senza queste culotte, sarebbe stata, diciamo, sporca, avrebbe trascinato con sé anche in quei posti lì, no? Avrebbe trascinato appunto foglie, terriccio, eccetera. Invece no. Quindi cosa significa? Che questi slip gli sono stati tolti dopo, cioè una volta che è stata trascinata in fondo dei 30 metri. Quindi perché gliele togli? Perché hai esigenza di toglierle? Ci possono essere spiegazioni un pochino più, diciamo, vicine a questa criminologia moderna che ci racconta tanto, anche per quanto riguarda per esempio il feticcio o il souvenir, no? di determinate cose, e cosa meglio dell'intimo, cioè qualcosa che è stato veramente a contatto con parti che possono essere di interesse erotico, e quella è una cosa, ma l'altra cosa potrebbe anche essere, io voglio che si pensi che lei si è intrattenuta con qualcuno, che lei ha avuto un rapporto sessuale oppure un tentativo di violenza sessuale, cioè che si pensi che qualcuno abbia tentato di violentarla o l'abbia violentata. Quindi, ecco, questo portar via le culotte, probabilmente fosse successo oggi, sarebbe stato dato un po' più peso. Invece, diciamo, gli inquirenti all'epoca, e questo esce anche durante il processo, la cosa che gli interessa di più è accertarsi se lei fosse partita da casa già senza, oppure se queste mutande le indossava. Io credo che dubbi, cioè almeno con gli atti,
con cui sono venuta a contatto non ce ne siano, perché la sorella dice a lei aveva queste mutande che gli ho regalato io, erano fatte così, 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 e queste mutande nel baule dell'intimo di Elvira non sono mai più state trovate. Quindi si presuppone che effettivamente. Poi c'è anche un'altra cosa, eh. Allora, a volte le contadine non se le mettevano, perché nei campi si faceva prima, ti scappava Sebac, ok? Quindi a volte non le metteva. Lo raccontava anche la mia nonna, cioè se quando si andava all'uva con quelle gonnellone, tanto e chi lo vedeva, no, no, a volte non ci si mettevano. Magari c'avevano 3 paia di mutande, se le serbavano. Però quello era un giorno di festa. E infatti Elvira, poverina, è morta con l'abito buono, perché non se l'era tolto, perché la mattina era andata alla messa, tanto la sera c'era la processione. E quindi l'unica cosa, si era cambiata, si era levata sandalini e si era messa le ciabatte. Quindi, con ogni probabilità, questi slip, queste mutande, queste culotte, lei ce l'aveva. Ma allora io non avrei neanche messo in dubbio il fatto che questa signorina sia uscita con le mutande o senza, cioè nel senso, eravamo nel 47, vero? Sì, le contadine vanno a giro quando vanno a lavorare, come hai specificato tu, quando si va all'uva, prima si andava a lavorare all'uva, ora vanno in pochi a lavorare anche in generale. Quando andavo a lavorare non c'era neanche il tempo di andare al bagno, quindi facevano che dovevano fare la sera, tornavano a casa e si lavavano. Io in realtà volevo chiederti una cosa, e questo voglio chiarire bene la domanda perché non voglio scusate, non voglio passare da quello che dici una cosa per un'altra. Ho letto da qualche parte, non mi chiedi dove perché non me lo ricordo, che sia Ugo che lei, e questo non allora io premetto questo, Ugo Ancelotti è morto da uomo libero, non so, con forma dubitativa è stato assolto, con forma dubitativa, Mancanza di prove, per per mancanza di prove. mancanza di prove, quindi in realtà non per non aver commesso il fatto, ma per mancanza di prove, però è morto da uomo libero, ok? Certo. La cosa che io dico e che ho sentito dire e che riporto qua è che Buonanima, che mi perdoni se dico una bischerata, che lei sembrava avesse anche un'altra storia. Sono parole, sono voci che si dicono in giro, parole buttate al vento, oppure c'è un fondo di verità in questa cosa, Bettina? Allora, questa cosa non esce mai agli atti e ti posso assicurare, Angelo, che molte figure intorno a questa storia, cioè che sono andate comunque a testimoniare, eccetera, eccetera, avrebbero fatto le carte false per raccontare una cosa del genere. Ci fosse stato anche il sentore, l'avrebbero detto, perché appunto tanto. No, no, io non lo so, io non sto incolpando nessuno, No, attenzione, no, no, non non è mi per permettere farti. mai, Buonanima, No, non ci mancherebbe altro. per farti capire che questa figliola, tanto lei era sotto terra ormai, insomma, parliamoci chiari, sono brutale a volte, però per capirsi, lei ormai era sotto terra, la famiglia non era granché amata, perché poi ovviamente quando esce fuori la risultanza del sangue, questi Orlandini che avevano sempre difeso Ancillotti, fino a che non escono gli esami sulla presenza appunto di sangue umano sui pantaloni, loro l'avevano difeso. Poi a quel punto lì, cioè, svoltano, ok? E quindi poi questa famiglia, la famiglia Orlandini viene odiata perché contro, diciamo, a favore della colpevolezza comunque di Ugo Ancillotti. Quindi cosa succede? Che iniziano davanti agli inquirenti a dire che magari era vivace, che non era una moglie mesta, no? Cioè non era una fidanzata di quelle che si metteva lì a capobasso, che era una che sapeva il fatto suo, insomma, come se queste cose fossero delle cose negative. Ora, se questa gente avesse saputo una cosa del genere, sarebbe stata ben felice, tanto ripeto, lei non c'era più, purtroppo,
di raccontarla proprio per in qualche modo decolpevolizzare quest'uomo che si trovava in prigione. Quindi io ti dico di no, ti dico solo questo però, da dove esce questa voce? Questa voce esce da un personaggio, uno dei tanti personaggioni, come li chiamo io, di Pontedera, che era una maga che ho conosciuto perché lei è morta vecchissima. Ed era una che, diciamo, come si può dire, dal 1000 in qualche modo si arrangiava, si dice se la rigovernava, nel senso che se c'era da fare le carte, faceva le carte, se c'era da fare la seduta spiritica, faceva la seduta spiritica, se c'era da Arrabattava. si arrabattava in tanti modi e ci siamo capiti. Questa persona, non solo nel caso di Elvira, gli piaceva tanto essere un po' al centro dell'attenzione, cioè farsi pubblicità, come maga, come quella che sa le cose, come quella che la gente comunque che ci andava gli raccontava i segreti, eccetera, eccetera. Ora, è vero, perché questo è vero, che la famiglia di Elvira, in modo particolare la sorella Fidalma e il cognato Lino Giubbolini, entrano in contatto con questa fattucchiera. E come c'entrano? Raccontano due versioni diverse, perché lei racconta che sono proprio andati loro a trovarla, a chiedergli chi fosse stato a uccidere Elvira, che se era stato Lancillotti lo doveva dire, eccetera, eccetera. Lino Giubbolini racconta una versione un po' diversa. Dice: noi eravamo in Pontedera dentro un negozio e a un certo punto ci è stata presentata questa signora, dicendoci: lei è una cartomante, una sensitiva, vi può aiutare. E effettivamente dice: noi ci siamo recati un paio di volte. È vero anche che gli si è portato dei regali, gli si è portato l'olio, gli si è portato il carbone, insomma, e che quindi c'erano venuti in contatto. Ma qual è il problema? Il problema è che questa maga racconta tutto ai giornalisti, ma racconta aggiungendoci roba. E una cosa grossa che lei aggiunge è che in realtà Elvira Orlandini era stata da lei prima di essere uccisa. Quindi lei aveva avuto questo contatto con Elvira qualche mese prima che venisse uccisa, e che lei nell'occasione gli aveva detto di avere una simpatia per un uomo sposato e che quindi voleva che lei gli facesse le carte per sapere, insomma, boh, cosa provava lui, insomma, come andava a finire questa simpatia. E gli chiede anche, Elvira Orlandini, secondo la maga Bice, gli avrebbe anche chiesto come morirò ora. Fanno bene i giudici a dire: ma noi questa qui non la vogliamo nemmeno sentire. Questa viene sentita da carabinieri di Pontedera. E già loro, insomma, sono titubanti, però ovviamente devono avvertire il giudice istruttore che c'è questa testimonianza che sembrerebbe avere il suo peso per quanto riguarda, diciamo, la situazione sentimentale di Elvira. Ma cosa succede? Succede che immediatamente ci si rende conto che Elvira da sola non sarebbe mai potuta andare a Pontedera, perché andare a Pontedera, che oggi è mezz'ora di macchina, avrebbe voluto dire andare via tutto il giorno, dalla mattina alla sera. E con uno come Ugo Ancillotti, ma anche come la famiglia stessa di Piero Orlandini, Valerio Scrivo dice che erano carabinieri, è vero, nel senso che lei era veramente controllata. Lei veniva mandata in giro con una delle sorelle, sempre e comunque, per
perché non se ne chiacchierasse, perché non si dicesse nulla, perché non, che poi visto alla fine non gli è riuscito, insomma, non avesse rapporti prematrimoniali, eccetera, eccetera. Quindi per lei sarebbe stato impossibile andare a Pontedera un'intera giornata da sola per andare a farsi fare le carte da questa bice. E poi, che motivo aveva lei, una ragazza di 22 anni, di chiedere come morirò? In realtà questa risposta che la vice dice di aver dato a Elvira Orlandini gli fa pubblicità, perché dice io glielo dissi, sarebbe morta di lì a poco di morte violenta. Quindi insomma questa sarebbe stata un grande modo, insomma, di farsi pubblicità, come una che aveva indovinato addirittura la fine di questa ragazza. Il problema è che lei queste notizie le vendeva ai giornalisti, e la stampa dell'epoca riporta tutte queste notizie, che poi si sono rivelate totalmente, totalmente infondate. Certo, lei aveva indovinato dopo che era uscita la notizia, quindi lo aveva letto i giornali, certo. E aveva detto che lei gliel'aveva detto che sarebbe morta. Non solo, lei l'aveva indovinato durante il processo Ancillotti, cioè l'aveva detto con grave ritardo questa cosa, 2 anni dopo, signori, perché sono passati 2 anni. Io lo dico perché questa era una voce, come ho premesso prima, nessuno vuole infangare l'anima di Elvira, ci mancherebbe altro, soltanto che se sono notizie vere è giusto che vengano riportate sia nelle trasmissioni che nei libri. Nel tuo libro, se non sbaglio, ormai me l'hai dato l'anno scorso, quindi è passato un po' di tempo e io ho la memoria a breve termine, non mi ricordo neanche che ho mangiato a pranzo. Sì, no, a pranzo sono qui, ascolto. Sì. E quindi questa cosa non c'è, se non sbaglio, non c'è scritta. In realtà, nella realtà dei fatti, qualcuno me lo ha detto, oppure le tante, ora che mi ricordo, me lo ha detto qualcuno che girava questa voce che lei e Ugo Ancillotti avevano litigato perché tu all'inizio hai detto, no? Che all'inizio poi si erano lasciati, poi si erano rimessi, eccetera, eccetera. Cose che nelle coppie di tutto il mondo c'è, anche questo succede con me, con la mia amata, succede con te, col tuo amato, eccetera, eccetera. Quindi queste cose succedono. Però si dice che avessero litigato proprio perché di mezzo c'era un'altra persona. Ora, questa. Allora, i litigi che vengono raccontati da Ugo Ancillotti, cioè, ecco, una cosa. Era geloso, ma lo dice anche lui stesso, non è una cosa che nasconde o che forse tenta un po' di sminuire, però io l'ho sempre detta questa cosa, che Ancillotti dice tante bugie, ma tante, solo che questo non fa di lui un assassino. Certo. Voi dovete immaginarvi nel 47, anche un po' per ignoranza, perché queste persone erano praticamente non erano nemmeno alfabetizzate, lui tenta di fregare, tra virgolette, insomma, gli inquirenti, perché si rende conto che alcune che sono verità per lui sarebbero scomode, e quindi accomoda, sistema, però potrebbe tranquillamente essere anche l'atteggiamento di un uomo disperato che si sente gli occhi addosso della legge, che ha paura, no? E quindi tenta il tutto e per tutto, anche un po' arrampicandosi sugli specchi e dicendo delle bugie, perché le dice e nemmeno poche le dice. Però era spaventato, questo c'è da dirlo, sia se fosse l'assassino che se no, cioè sicuramente. Quello che mi dicevi, allora, loro si lasciano, seriamente si lasciano 2 volte. Però il primo litigio grosso tra di loro avviene perché Ugo Ancillotti nel 46, mi pare nell'inverno del 46, o inverno primavera, insomma, riceve una lettera anonima
Questa lettera anonima, più o meno diceva queste parole: non la sposare perché non è una ragazza seria, fa pure la serva. Ora, questo serva che è riuscito a confondere, no, ha fatto la serva, no, fa la serva, ha fatto la serva, che riesce a confondere le acque. E infatti tanti dicono era serva a Villa Salta, che non è vero, è perché Elvira, quando aveva 15 anni, 16, fu mandata a servizio a Pontedera e ci stette diversi mesi, però poi tornò a casa. Non si è mai, allora, i genitori dicono perché aveva nostalgia proprio di Toiano, della campagna, non si sa bene cosa, perché sia tornata a casa. Fatto sta che lei ritorna a casa, non si trovava bene in questo posto di lavoro, aveva avuto dei problemi o era troppo piccolina, non lo so, quindi ritorna a casa. Capitava, e anche qui non punto il dito su nessuno, perché la famiglia che aveva a servizio Elvira Orlandini esiste ancora, ovviamente non loro, diciamo, i discendenti ci sono. Capitava spesso che queste ragazzine, figlie di povera gente, venissero mandate a servizio, cercando tra l'altro di garantire loro un futuro migliore, perché sicuramente essere a servizio, tenere bambini di gente altolocata o comunque della ricca borghesia, era senz'altro più ambito di stare a fare la contadina, anzi la colonna con il resto della famiglia. E quindi probabilmente, dico probabilmente perché questo agli atti non c'è, probabilmente può darsi sia uscita qualche voce sul fatto che magari il padrone di casa non sarebbe la prima volta, insomma, che queste ragazzine fossero un pochino molestate da questi un po' più ricchi, che poi erano borghesi, insomma, che si potevano permettere, credevano di potersi permettere un po' tutto. Quando in questa lettera scrivono serva, intendono quel serva, cioè quando lei era stata questi mesi a servizio. Ora però c'è da dire un'altra cosa. Cosa c'è scritto? Non la mandare più dal suo cognato, cioè dal fratello della Fidalma, della sorella maggiore, della sorellastra. Cioè non, perché se no poi c'è le chiacchiere, no? Non ce la mandare più. Lui lavorava in carbonaia. E lei gli andava a dare una mano, tra l'altro pagata, retribuita per questa cosa. C'era stata lei, c'era stata la sorella Adriana, c'era stata la Silvana, c'erano andate tutte. Però in realtà, qual è il problema? Che questa lettera non la vede nessuno. Questa lettera la vede, la legge solo Ancellotti e la distrugge. Questo è il suo racconto. Quindi chi ce lo dice che questa lettera sia esistita? Bisogna credergli sulla parola. Bisogna credere sulla parola, però c'è anche da dire che, e ripeto, questo non fa di lui un assassino. Un uomo così geloso, magari gli dava fastidio che lei andasse da Lino Giubbolini a aiutarlo in carbonaia, perché alla fine la carbonaia era nel mezzo al bosco, e che quindi abbia utilizzato questo escamotage, magari perché era inibito a dirgli io sono geloso del tuo cognato, perché questa gli avrebbe detto: ma che sei scemo, questo è il fratello, è il fratello della, è il marito della mia sorella ed è anche parecchio più grande di me. Non so se avete visto, se vi è capitato fra le mani di vedere le foto di Giubbolini. Giubbolini, cioè, in confronto a lei era un vecchio, cioè cosa ci girava Elvira, se proprio Ugo Ancillotti era un bel ragazzo. Quindi Giubbolini non era nemmeno ricco, che ne so, mi fa gola perché è ricco. Quindi, insomma, potrebbe essere stato un modo, un pretesto per dire a me, io non voglio più che tu ci vada, perché quando ci vai io sono geloso. Guardate che i gelosi sono gelosi di tutto, eh. Cioè, hai voglia te, no, di... guarda, non mi piace, guarda, secondo me è un cretino, guarda, è l'uomo della mia migliore amica. Chi è geloso? È geloso.
Non lo dire a me, Uomini e guarda, donne. lasciamo Uomini e perdere questo donne. tasto dolente. No, io ho delle amiche che sono gelose dal mio punto di vista in maniera patologica, Sì, perché no, ma poi delle sono malattie, intendiamoci. cose. Sì, no, arrivato a un certo punto diventa un disagio psichico. No, ma cioè Veramente. vanno nei pazzi se non gli rispondono alla prima chiamata che gli fanno in orario esatto, mentre questi disgraziati sono a lavorare. A me è il contrario, se gli rispondo subito, dici, ma perché mi hai risposto subito? Non potevi rispondermi, fra pardone. Te lo giuro. Anch'io, certo. Però io... Comunque, ecco, nel senso, voglio dire, ci No, sono certo. tanti gelosi che poi il coltello in mano non lo prenderanno Ma mai, no, che parliamoci c'è? chiari. No, 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 esiste che un lui, limite al disagio. esatto, che lui fosse geloso è un dato di fatto, non si dice niente di strano e niente di nuovo. Addirittura per quegli anni lì, che, insomma, le donne erano controllate, insomma, a volte si riteneva anche che fossero un po' di proprietà prima passavano dalla proprietà del babbo alla proprietà del fidanzato e poi del marito. Lui, chi lo conosceva, gli amici che poi vanno comunque a testimoniare, cioè parlano di un uomo eccessivamente geloso, cioè che andava probabilmente questa possessività, questa gelosia, oltre anche ai costumi dell'epoca in quelle campagne. Capito. Lei era bellina, era bellina, era una che senz'altro la guardavano più di altre, ma insomma, voglio dire, dovresti essere contento, no? Ma se allora guarda, ti dico, io ho un amico che è fidanzato con una donna bellissima, che non sei te, è Bernardo. Però è fidanzato con una donna bellissima, va bene, ma bella, cioè, cioè le macchine vanno a battere contro il muro, ma te lo dico veramente voleva essere un complimento, l'ho fatto prima, e chiariamo subito, perché la gente pensa, dice, ma non vuoi essere te, non sei te quella bella, non ti volevo offendere, volevo farti un complimento. Comunque, no, e lo sai che io gioco, non mi permetterei mai. E lui non, cioè, a lei la fermano per la strada, cioè, ma lei non vive quasi, nel senso, la fermano ci prova la qualunque, e lui è l'uomo più tranquillo del mondo. Perché dice tanto, cioè, lei davanti a lui qui, la ferma, cioè, non so se come dire. Se riesci a capire, io mi sentirei molto a disagio, nel senso, perché questa sembra una rumena, con i capelli rossi, lunghi, beh, proprio appariscente, ma quella bellezza proprio mediterranea, no? Oh, questa si ferma con la macchina, perché a volte quando c'è anche lui, cioè, però lui si sbatte proprio, e se lì trovi uno che è geloso marcio, ragazzi, va a finire male. Cioè, o va a finire male con le altre persone, litiga sempre, o altrimenti succede qualcosa alla poveretta di turno. Cioè, dipende poi questo, il disagio a che livello ce l'ha. Quindi, ora, è vero, ora non è che possiamo colpare qualcuno perché è, come dire, una persona gelosa. Ci sono anche i gelosi marci, quelli marci Che fanno stanno sempre. male, alla fine stanno male loro tutta la vita e stop. Esatto, sì, ma si può curare, si può curare. C'è una Sì, ma terapia. nel senso non è Appositi. che per forza, ecco, il geloso arrivi, no, a atti estremi. Fatto sta però No, 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 che arriva. questo è indubbiamente un dato di fatto, perché una persona che poi lui era anche lui un bel ragazzo, si parla sempre di questa bellezza di lei, ma anche lui era bello, era un bell'uomo proprio. Però capito, cioè, considera anche che insomma si tratta di un paese di poche anime e queste contadine, magari potenzialmente ce ne potevano essere altre anche belle, però anche lo st stessi lavori che facevano non è che le rendessero, erano donne che Sì, duravano ma sotto fatica, il sole, ma c'è un poi certo stile di vita, facevano, certo. come si diceva con Franca prima, facevano figli presto, quindi
insomma, anche fare tanti figlioli, fare nell'arco della giornata anche tante cose. Quindi, senz'altro invecchiavano prima, facevano. Lei era una ragazza particolarmente carina, perché tutti lo dicono, quindi poi la foto, senz'altro, è una foto fatta dal fotografo, quindi insomma sarà stata messa, però senz'altro i lineamenti sono quelli. Lei Certo. era una ragazza, era una bella figliola, una bella ragazza, però e sicuramente era una che veniva guardata da qualcuno con ammirazione e magari da qualcuna anche con una certa gelosia, perché c'era chi era Certo, no, no, ma alla fine, meno quando... considerata, insomma. certo. Ragazzi, io però volevo dire che un'ora e mezza io dovrei andare anche via adesso, quindi se avete delle ultime considerazioni da fare, altrimenti poi possiamo continuare e, come dire, faccia fare un'altra puntata, se pensate di avere delle cose ancora importanti a dire. Io purtroppo devo andare, ho un appuntamento tra un po', quindi devo uscire. In realtà, alla fine volevo dire io che quelli che sono, hanno, io parlo di gelosia patologica, quelli che sono gelosi, a prescindere dall'aspetto fisico della compagna, uno è geloso, ma quelli gelosi patologici, nella loro testa si inventano dei film, cioè, nel senso, se vedono, magari passano in un certo momento e vedono la compagna parlare con uno che gli ha chiesto delle informazioni realmente, questi chissà cosa ci pensano, l'hai fermato, ci hai parlato, allora dice no, guarda, mi ha chiesto informazioni, oh, poi batte la testa sotto il muro, non ci credono. Ma poi oltretutto, solitamente, siccome ora sembra quasi, cioè quasi di aver paura a utilizzare certi termini, ma io li uso volentieri. La dinamica del patriarcato fa anche sì che la colpa difficilmente ricada sul molestatore. Cioè, l'uomo geloso vede sempre in quello che fa la compagna, cioè diciamo proprio l'oggetto, il suo oggetto no, amore è un'altra cosa, il suo oggetto di desiderio, di possesso, anche la fautrice poi di certe dinamiche. Hai fatto l'esempio di quello che ti ferma per chiedere informazioni? Il geloso che vede questa scena, sei te che l'hai guardato, che gli hai fatto capire, che eri disponibile a dargli delle informazioni, quindi magari anche a intrattenertici, e magari sei solo gentile, no? In quel momento. Cioè, è tua la colpa, sei te che ti sei mossa in una certa maniera, capito? E questa cosa, queste dinamiche qui, che ci sono ancora oggi, immaginatevi cosa potessero essere nel dopoguerra, dopo 20 anni di fascismo, perché non ce lo dimentichiamo. È vero che era caduto il fascismo, ma è anche vero che il retaggio storico era quello di essere venuti da 20 anni di fascismo. Tant'è vero che questo caso diventa mediatico proprio perché è uno dei primissimi casi, primissimi, di Nera, di cui si poteva parlare liberamente sui giornali, cioè la stampa ne poteva parlare. Questo come Rina Ford, no? Sono delitti immediati, subito dopo, che se ne straparla, anche perché, no? È un po' come quando tiri la molla, poi quando la lasci scoppia tutto. Arena E lì lo Forte scrivo. è quella che ha fatto la puntata, vale, lo scrivo? Non lo so, è quella che chiamavano la belva di via San Gregorio, quella Ah, che. sì, è quella lì che Valerio ci ha fatto 17 puntate solo per dire che era stata aperta la porta dell'appartamento. Sì, è vero, È questo. un Sì, grande lo attore. so, no, beh, era... Allora, voleva essere compreso, Valerio, voglio bene a Valerio, lo sai. Non mi sarei permesso offenderlo. No, È no. meticoloso, Sì, è meticoloso, per quindi. dire che sono entrati all'appartamento per Rita Fort, si chiama, giusto? Fort, ci ha Rina fatto Ford. Rina Fort, ci ha fatto 17 puntate per raccontare un delitto che è durato tipo 5 minuti, vero?
Allora, a proposito di questa ultima cosa, così magari può essere una riflessione se poi si volesse fare un ulteriore incontro. Allora, il delitto Orlandini è un delitto en plein air, perché è fuori, si è svolto tutto all'aperto, ma pensateci, ha tutte le caratteristiche dei delitti della porta chiusa. Vero. Tutte. Secondo me va più pensato come un delitto della porta chiusa che come un delitto en plein air. Perché ragazzi, è lì, eh? È lì. Cioè, come se ci fosse una bolla e è lì, non ci si smuove. Perché voi considerate che per essere forestieri, vi dico solo questo, così è spunto di riflessione. In quegli anni lì, essere forestieri a Toiano bastava venire da Palaia. La persona che veniva da fuori la vedevano tutti, tutti. Ah, lui non le vedeva, loro le vedevano. State tranquilli, da qualche finestra, da qualche campo, da qualche aia. Da qualche parte, se c'era una persona che veniva da fuori, state tranquilli che lo individuavano subito. E per venire da fuori bastava venire da 5 km, 6 km, loro si conoscevano tutti. Ecco perché c'ha le caratteristiche di un delitto della porta chiusa. Questa non urla. È come quelli che dicono non ci sono segni di effrazione, quindi lei ha aperto. A chi l'ha uccisa, gli ha aperto la porta, gli ha aperto in vestaglia, no? A volte si sentono questi casi, lo conosceva perché era in vestaglia, perché gli ha aperto la porta, perché era sempre una che guardava, quindi se gli ha aperto lo conosceva. Nessuno ha forzato la serratura. Ecco, il delitto Orlandini ha secondo me ha queste caratteristiche, va pensato in quel modo, non come si pensano a la tipica aggressione fuori che potevi passare te, hai avuto la sfortuna di passare te, ci poteva essere qualsiasi altra persona. No, secondo me no. Quello non è un delitto che ha quelle caratteristiche. Va pensato in questo senso. Questo è il mio modesto, insomma, Certo. punto di vista. Ecco, poi mi potrebbero smentire con tre No, parole. vabbè, no. Allora, questo è tutto da vedere. Va bene. Franca, mi dispiace, anche se tu hai delle domande, non posso fartele fare perché sono in Va bene. ritardo e poi eventualmente ne faremo un'altra. Allora, abbiamo intervistato Bettina Ferretti, autrice del libro, lo sto leggendo perché se no non me lo ricordo, del libro Corpus Domini, il caso Orlandini. L'ho detto giusto stavolta, sì, perché Si trova in vendita su tutte le piattaforme possibili e Mi immaginabili. metto anche personalmente, ma evitate di rompergli le scatole perché sennò poi questa riceve tutte richieste d'amicizia, non vi conosce e probabilmente non vi dà nemmeno l'amicizia. Quindi lo trovate esattamente sicuramente su Amazon. Non me lo chiedete a me perché io non l'ho detto all'inizio, non l'ho preso, poi me lo ha dato. Pinelli, Amazon, Sì, vabbè. Mondadori, IBS, dove vi pare? Diciamo, se Dopo che. all'ultimo non riescono a trovarlo, che ti contattino a te direttamente. Va bene, però se si fanno un giro in libreria o in store online lo trovano. Bene, grazie Bettina. Possono anche prenotarlo in libreria. Ah, ok, sì, è vero. Ma io sai, ormai sono digitalizzato, abitando in questo paese dove non esiste una libreria nemmeno a un raggio di 300 km, devo far fronte sempre sulle spese online, quindi non ci ho pensato. Sì, vanno in libreria, lo ordinano. Quindi, Bettina Ferretti, Corpus Domini, punto il caso Orlandini, il libro si chiama così. È anche bello spesso, mettete lì con calma, che c'è tante cose, ci sono tante cose da prendere. No, no, è bello spesso, ce l'ho, lo volevo fare, no, ora ce l'hai sotto, se lo possiamo Ce dire. l'ho, Cioè, eccolo qua, eccolo qua, ecco, eccolo qua. fallo vedere un attimo, fallo Eccolo qua. vedere. Corpus Domini, il caso Orlandini, 400 pagine di rompicapo, Vabbè. però qui c'è tutto quello che vi Ce la serve per sapevo. farvi un'idea. Certo, bene, perfetto. Con tutta la documentazione presa direttamente dalla procura, giusto? Sì, Quindi. dalla Corte d'Assise di Firenze, e grazie all'Archivio di Stato, al Ministero della Cultura, che mi ha dato questa possibilità. E poi, questo lo dico, insomma, ne vado orgogliosa, lo dico volentieri, che questo libro poi ha avuto
in seguito il riconoscimento, un riconoscimento particolare dall'Archivio di Stato e Ministero della Cultura di Firenze come diciamo un lavoro storico sull'epoca e sul caso. Ricordati che ti ho scoperto io, eh. Lo dico a tutti, è vero, poi è vero, cazzo. Va bene, dai, a parte le battute. Grazie Bettina, grazie Franca per Grazie a te, essere con Angelo. noi, grazie Franca, mille. ciao. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte, buonanotte a tutti.